Ciao a tutti, oggi come parte dell'iniziativa A casa con successione ecologica vi illustrerò un breve tutorial sulle funzioni base di QGIS, un sistema di informazione geografica libero ed open source. Nello specifico, al termine di questo tutorial, sarete in grado di scaricare i dati direttamente dal vostro GPS, il GPS che uso io sul campo di solito è questo qui, e di visualizzarli su una mappa. Questa mappa potrà essere infine scaricata direttamente dal software QGIS come formato PDF o come formato JPEG. Vi ricordo che questo tutorial non richiede alcuna conoscenza pregressa del software, ma vuole essere una prima introduzione per tutti coloro che ad oggi non hanno mai avuto l'opportunità o l'occasione di imparare ad utilizzarlo. Prima di entrare nel vivo di questo tutorial, però, vi elencherò alcuni dei motivi per cui è importante imparare ad utilizzare QGIS, soprattutto nel momento in cui lo vogliamo confrontare a un software con un rendimento molto simile ma a pagamento, per esempio ArcGIS. Inoltre vi ricordo che nel caso in cui qualche passaggio di questo tutorial non dovesse essere chiaro, mi potete contattare liberamente in qualsiasi momento tramite social media o tramite email. Detto questo, vi auguro una buona visione.